Mailboxes a Cava dei Tirreni, unica sede in via Vittorio Veneto 19, soddisfa tutte le tue esigenze. Credo che abbiamo assistito a una bella gara, una gara sicuramente aperta, dove si sono affrontate due squadre che se la sono giocata anche a viso aperto, quindi quando le squadre se la giocano a viso aperto per fare risultato, spesso possono venire fuori queste partite, anche perché la Cavese merita di stare in quella posizione di classifica. Li affrontiamo dopo un girone completo. Già l'andata avevano fatto un'ottima impressione, oggi hanno dimostrato che se sono lì davanti un motivo c'è, hanno grande qualità, una squadra organizzata, una squadra che sa stare dentro la partita. Devo dire che oggi i miei ragazzi sono stati bravi, perché hanno reagito come mi aspettavo, come doveva essere, perché è chiaro che negli occhi di tutti c'era la prestazione molto molto brutta di domenica scorsa, e per cancellarla dovevamo fare una prestazione di questo tipo. Ma io i ragazzi li conosco, sono contento per loro, se lo meritano, perché non era assolutamente una gara che aveva fatto cambiare idea nei loro confronti, ma era normale che, come giusto che sia, che ci siamo presi qualche critica, e l'unico modo per parlare è sempre il campo, quindi credo che oggi l'abbiano fatto pienamente. Abbiamo calato di mentalità, abbiamo cambiato l'interpretazione della gara che ci stava pagando in tutti i sensi, come approccio, come intensità, come distribuzione del gioco, sia nella fase offensiva che nella fase difensiva. Poi non abbiamo trovato il gol del raddoppio, che era meritato in quel momento, e dopo pochi minuti a caldo così, ricordo che la squadra ha cominciato a perdere quello che gli stava dando il vantaggio, gli stava dando anche in un certo senso il dominio della partita, del campo. Quindi poi il gol di Corvino, insomma, ha permesso di pareggiarli, perché la partita l'hai tenuta in vita nel momento in cui la potevi raddoppiare. E questo è il calcio. Il secondo tempo è stato più difficile, comunque ci siamo arrivati anche noi con un po' di difficoltà in termini di voler cambiare la partita negli interpreti, perché comunque Foggia è stato disponibile solo all'ultimo con diverse situazioni mediche forzandolo, idem con Aliperta, fuori Bacio, fuori Muñoz, e quindi ecco che poi a fronte di un avversario che, insomma, ha messo tutto in campo, giustamente, non abbiamo trovato tre punti che ci potevano dare tanto, per come eravamo partiti.